Rieccoci in diretta. Come vedete, insomma, abbiamo iniziato abbastanza col botto, con una bella notizia, insomma, di una nostra amica Paola Migliorino, con cui ci colleghiamo ogni settimana per le analisi sui mercati, che è in dolce attesa di nuovo. E poi è con Ella Marcello, direttrice creativa, che ci ha fornito un punto di vista, diciamo, diverso, o meglio, bene la celebrazione della giornata internazionale dedicata alla donna, ma attenzione a cosa si dice, a come lo si dice e al messaggio che si vuole far pervenire. Ora però diciamo che il messaggio che vogliamo trasmettere, che vogliamo lanciare, diciamo che non ha bisogno di interpretazioni, insomma, è uno soltanto e come vedete anche dal nostro titolo che abbiamo cambiato, si tratta della campagna WeWord contro la violenza sulle donne, senza dimenticare l'attualità, quello che sta accadendo e cioè, ricordiamo insomma che i profughi, le persone che stanno lasciando l'Ucraina sono esclusivamente bambini, bambine e donne, dato che gli uomini sono impegnati per legge, insomma, nel cercare di difendere il proprio territorio e il proprio paese. E noi con WeWord parliamo con Elena Caneva del Centro Studi WeWord e che è un piacere ritrovare. Elena, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, la campagna si chiama Mai più invisibili. Perché, mai più invisibili? Mai più invisibili è una campagna che ormai facciamo da un po' di anni per raccontare il lavoro che noi facciamo nei nostri spazi donna di WeWord, dove accogliamo donne che sono state vittime di violenza, oppure lavoriamo per far emergere la violenza sommersa. Per questo motivo diciamo mai più invisibili, perché spesso la violenza è subdola, non è visibile, non si traduce solamente nel tipico occhio nero che siamo abituati a vedere, ma assume anche altre forme: violenza economica, violenza psicologica, soprusi, ricatti, minacce. Tutte elementi che concorrono appunto a far sì che diverse donne, quasi 7 milioni nel nostro paese, vivano forme di violenza. Quindi per questo mai più invisibili, per far sì che le donne che sono state o che sono vittime di violenza non rimangano appunto sommerse, ma riescano ad emergere e a intraprendere dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Se racconto quello che mi fa, mi ammazza. Mia figlia grande ha visto tutto e ne è uscita devastata. Tutto il giorno chiuso in casa, sono diventato il suo unico bersaglio. Comincia così il comunicato, insomma, con cui WeWord ha deciso di lanciare questa campagna. Sono frasi piuttosto forti e sono in realtà testimonianze vere, Elena, che WeWord ha da 50 anni, insomma, in prima linea nella difesa dei diritti di donne e bambini in 25 paesi del mondo, Italia compresa, insomma, raccolto in quegli spazi donna di cui tu hai accennato. Sì, esatto, purtroppo sì, queste sono le parole, le voci di alcune delle donne con cui noi stiamo, lavoriamo e accompagniamo tutti i giorni nei loro percorsi di emersione dalla violenza. Purtroppo sono frasi molto dure che però ci richiamano a una realtà, a forme veramente di sopruso, di ricatto, di violenza nei confronti delle donne, ma non dimentichiamo anche dei loro figli e delle loro figlie, perché nella maggior parte dei casi le donne che sono vittime di violenza vivono in contesti familiari dove sono presenti anche bambini e bambine che o assistono alla violenza oppure ne sono essi stessi vittime. Quindi, insomma, una situazione che si riverbera anche sulle nuove generazioni e che non dimentichiamo poi ha effetti anche sul lungo periodo per questi bambini e queste bambine nella loro vita adulta, perché la violenza, come ci dicono tutte le ricerche, si trasmette di generazione in generazione e quindi bambini e bambine che sono stati vittime di violenza da piccoli o che hanno assistito alla violenza da piccoli, poi da grandi hanno più probabilità di essere a loro volta maltrattanti i bambini e vittime di violenza le bambine. Quindi per noi è importantissimo lavorare in primis appunto con le donne, ma anche con i loro figli e con le loro figlie.
Questo è anche il motivo per cui nei nostri spazi donna, che sono 7 in 6 città italiane, sono presenti anche dei servizi di child care per i bambini. Abbiamo parlato, hai parlato, stiamo parlando anche di, e soprattutto l'abbiamo anche messo nel nostro titolo, di violenza sulle donne, che solitamente è quella percepita come violenza fisica. E sicuramente, probabilmente, diciamo, sono i casi più eclatanti che trovano, insomma, più spazio sui giornali, sui media, in televisione. Ma c'è anche un'altra violenza, insomma, di cui tu hai parlato poco fa, quantomeno l'hai accennato, che è la violenza economica che le donne subiscono e che possono subire e che forse, mi correggerai se sbaglio, è in netta crescita, insomma. Di che cosa si tratta? Di cosa parliamo quando parliamo di violenza economica, in questo caso, insomma, subita appunto dalle donne, e io credo di solito sia un'altra violenza che avviene tra le mura di casa. Spesso si dice, attenzione, la violenza fisica avviene spesso tra le mura di casa, e questa cosa forse si può declinare anche sulla violenza economica. Sì, esattamente. Allora, solitamente le diverse forme di violenza a cui ho accennato, la violenza fisica ma anche quella economica, quella psicologica, avvengono in concomitanza. È raro che un maltrattante eserciti solo la violenza fisica nei confronti della propria compagna o ex compagna, ma esercita anche altre forme, e sicuramente quella economica è una di queste. La violenza economica è quando si cerca di controllare appunto l'indipendenza economica della propria compagna o ex compagna. Non è raro nelle racconti che raccogliamo tra le donne beneficiarie che frequentano i nostri spazi donna, di avere racconti di donne che sono costrette a lasciare il lavoro, oppure che in qualche modo decidono, perché spinte dai propri compagni, dai propri mariti, a lasciare il lavoro, che non hanno più il controllo delle risorse economiche, banalmente della carta di credito, del proprio conto corrente bancario. E spesso la violenza economica si intreccia con quella psicologica, cioè il compagno riesce in qualche modo a convincere la donna di essere lui in grado di gestire meglio della compagna le risorse economiche della famiglia. Quindi sono in gioco una serie di meccanismi appunto psicologici ed economici che rendono poi anche difficile dal punto di vista delle risorse materiali a una donna la fuoriuscita dalla violenza. Immaginiamo una donna che appunto ha perso il lavoro, che è confinata tra le mura domestiche, che non ha tagliato anche tutte le relazioni sociali, non soltanto le relazioni nel mondo del lavoro, quanto sia appunto particolarmente difficile poi fuoriuscire e staccarsi da questa dipendenza. Questo è anche il motivo per cui negli spazi donna noi lavoriamo per l'empowerment economico femminile, quindi cerchiamo di far sì che le donne che frequentano i nostri spazi riprendano fiducia in se stessa, nelle proprie capacità di essere autonome, di essere produttrici di reddito, di poter partecipare alla vita sociale del nostro paese, e quindi le accompagniamo anche in questi percorsi di empowerment economico per far sì che riescano a rientrare, quando appunto sono fuoriuscite, nel mercato del lavoro, e ad avere anche delle risorse per banalmente riuscire a staccarsi e a dividersi dal marito e dal compagno violento. Come detto, come anticipato, non possiamo non parlare di quello che sta accadendo in Ucraina, e so che anche WeWord, diciamo che è tutto molto in linea di massima. Ieri abbiamo parlato anche con CESVI, con Caritas, che si stanno anche loro dando da fare per mettere in piedi un sistema d'accoglienza efficace. È tutto per certi versi ancora molto embrionale, ma so che, insomma, WeWord anche da questo punto di vista, su questo punto di vista, non si tirerà indietro, non si sta tirando indietro. Elena. No, esattamente. Non possiamo esimerci dal riorganizzare anche le nostre attività in funzione di tutte quelle donne, quei bambini e quelle bambine che stanno scappando dal loro paese e cercano rifugio da noi. Quindi noi ci stiamo attrezzando affinché i nostri spazi donna
diventino anche dei centri di accoglienza per le donne ucraine, i loro bambini e le loro bambine. Quindi metteremo in funzione un supporto di tipo psicologico, avremo delle mediatrici culturali che ci aiuteranno e cercheremo quindi in qualche modo, in qualsiasi modo, di supportare l'arrivo di queste donne, di questi bambini e di questi bambini in fuga dal proprio paese. Proprio guarda, in queste ore il nostro responsabile delle emergenze di WeWorld è in viaggio, si sta recando in una zona a nord-ovest dell'Ucraina, al confine con la Polonia, sopra Leopoli, proprio per portare il nostro contributo e capire come al meglio dirigere le risorse che noi stiamo raccogliendo con il nostro numero solidale 45597. Quindi il numero solidale aiuterà anche le donne ucraine, i loro bambini e le loro bambine che arriveranno all'interno dei nostri, che saranno accolte dai nostri spazi donna di WeWorld. Io vorrei mostrarvi questa immagine, regia, vediamo se riusciamo a farlo vedere a pieno. In pochi hanno avuto, diciamo, la voglia, evidentemente l'energia di mostrarla. È della CNN, è un bambino orfano che è stato ripreso appunto dalle telecamere, che sta accedendo, insomma, in un'area sicura. Siamo in Polonia. E mi spiace, diciamo, se è un'immagine, diciamo, molto, mi rendo conto che sia un'immagine forte, ma credo sia anche importante mostrare queste immagini in questi casi. C'è pudore a far vedere certe cose, c'è paura di urtare le sensibilità. Io credo che la guerra sia anche questa, va raccontata e testimoniata anche nella sua brutalità, se vogliamo sperare che, insomma, l'opinione pubblica e tutti quanti provino a fare la loro parte. So che il New York Times oggi ha messo nella notte, insomma, ha messo in prima pagina la fotografia della famiglia con bambini, insomma, uccisa in mezzo alla strada. Sui giornali italiani c'è il passeggino sospeso. Credo che forse solo il Manifesto abbia mostrato qualcosa di simile. Sarebbero già 100.000 i bambini e le bambine ucraine orfani, oltre al paio di milioni di rifugiati e la migliaia di morti. Insomma, nel giorno della donna credo che il pensiero vada anche in questo senso alla mamma di questo bambino, che credo possa abbia avere meno degli anni di meno, scusate, di 6-7 anni, adesso non saprei, ma non siamo credo lontani da qui, insomma, lasciato solo, claudicante e, posso anche dirlo, disperato. Mi aveva colpito questa immagine e francamente non sapevo quando magari mostrarla. Non so se, insomma, spero di non aver, diciamo, urtato la sensibilità di Elena, che è in collegamento con noi, WeWorld, ma siccome parliamo anche di questo, forse era il momento, diciamo, meno inopportuno per mostrarlo. Elena, tornando all'iniziativa di WeWorld, stiamo parlando di violenza sulle donne, ma non soltanto. C'è chi dice, ma questa non è la giornata della violenza delle donne, ma credo che nella giornata internazionale delle donne sia anche opportuno tornare sul tema. Insomma, non è che si affronta il tema solamente quel giorno, è il messaggio che stiamo cercando di lanciare e speriamo che arrivi. A me sembra che, insomma, Elena, Ella, Paola e anch'io finora siamo stati molto chiari. Tornando, Elena, prima di salutarci e ringraziandoti per il tempo che ci hai dedicato, all'iniziativa Mai Più Invisibili è già aperto, è già attivo, insomma, durerà ancora qualche giorno, fino al 13 marzo. Sì, esattamente, dal 27 febbraio fino al 13 marzo chi vuole può donare al numero che vedete, 45597, per appunto sostenere gli spazi donna di WeWorld situati su diversi punti del nostro territorio italiano e che andranno ad aiutare appunto tutte le donne che vogliono emergere da situazioni di violenza domestica in cui sono immerse e ad aiutare appunto, come ricordavamo, anche le donne, i bambini e le bambine che fuggono in questi giorni dall'Ucraina.
2 euro via SMS al numero che avete visto in sovrimpressione, altrimenti telefonate e diciamo, la cifra diventa di 5 euro, da 5 a 10 euro, insomma. Ricordiamo anche che a sostenere la campagna molti personaggi dello spettacolo: Rossella Brescia, Ricky Memphis, Francesco Mandelli, Cristiane Filangieri, Yvonne Shaw, Michelangelo Tommaso, Samantha Piccinetti, Vittoria Schisano, Giulia Elettra Gorietti, Donatella Finocchiaro, Veronica Maia, Federico Russo, Elisa Di Francesca, che abbiamo avuto anche qui sulle fonti, insomma, in passato, proprio grazie a WeWord e Marta Pagnini. Elena Caneva, grazie per essere stata qui con noi del Centro Studi WeWord. Buon lavoro ovviamente e alla prossima. Grazie, grazie mille, arrivederci. Allora, andiamo in pausa, ma come detto, insomma, non vogliamo diciamo, allontanare la nostra identità anche nel giorno della Giornata Internazionale della Donna, dei diritti, delle pari opportunità, ma secondo me se parliamo anche di violenza non andiamo fuori tema, è comunque un messaggio che deve passare. Poi, se non siete d'accordo con noi, ce ne faremo una ragione. dicevamo, i mercati più 3,2% Milano, che peraltro approfitta anche della giornata sicuramente extra positiva di Telecom Italia, più 10,9%. Questa è la seduta che racconta oggi ed è il rimbalzo che registriamo. Unicredit rimbalza quasi dell'8%, Biperbanca più 7,2%, Iveco più 6,12%. L'unico titolo in negativo è Diasorin, meno 1,6%. Ve la mostro Telecom, perché poi graficamente è sempre un'altra cosa, insomma. E guardate qui, cioè il più 10 di oggi, più 10,9, quasi sparisce, cioè è comunque all'interno dei valori della vigilia, perché è stata sì una vigilia in cui ha chiuso a meno 5%, ma l'oscillazione è stata più ampia di quel 10% che stiamo registrando in questo momento e non è neanche riuscito ad aggiornare i massimi precedenti. Sembra semplicemente una seduta così, insomma, moderata e anonima. E invece stiamo parlando di un titolo che oggi guadagna oltre il 10%. Per il resto abbiamo il petrolio a 121, il Brent più 1 e 4 a 125,8, 121,8 invece il crude oil, l'oro è a 2010 dollari l'oncia, l'argento è a 26,08 più 1,7%, rame 4,80 più 1,12, palladio 2971 dollari l'oncia più 0,5%, poco mosso il bitcoin 38.800 dollari, il bund tedesco torna sopra lo zero, il decennale BTP, scusate, il decennale bund tedesco torna sopra lo zero, non è più quindi negativo, mentre a livello di valute il dollaro oggi non è ancora il giorno dei 100, di quota 100, diciamo così, siamo 99,3 euro, dollaro 1,08,73, sterlina dollaro 1,31,01, sostanzialmente piatto invariato, e dollaro yen 115,6 più 0,29%. Ci fermiamo adesso, rimanete con noi.